Il rapporto iniziato dal Canada. Per innescare le manette il rischio che l'uomo potesse abusare della nipote sul computer e nel suo telefono cellulare. I poliziotti della polizia hanno trovato traccia dello scambio di quasi 400 fotografie pornografiche infantili, alcuni con bambini di 3 anni, nelle chat. Tuttavia, ha cercato di adattare le ragazze molto giovani e curato i suoi genitori hanno fatto sesso insieme alle sue figlie. Storie terribili, scoperte grazie a un rapporto arrivato dal Canada dopo che la polizia nordamericana nel 2019 aveva scoperto il caricamento di un'immagine infantile di un utente italiano. Tale resoconto ha portato gli investigatori milanesi coordinati dall'assistente procuratore Letizia Mannella e dal procuratore Alessia Menegazzo fino a Giussano, a Brianza. Ecco, a febbraio un anno fa la casa di A.F. 50 anni. In quell'occasione immagini erano state trovate con abusi su bambini. F. File che l'uomo arrestato mercoledì nell'ordine di custodia precauzionale del magistrato indagato Roberto Crepaldi si è scambiato con altri pedofili. Per innescare le manette il rischio che il 50 anni potesse abusare della nipote. Sogno anche qualcosa con mia nipote. Sarebbe impossibile. Si è pentito della chat. Nelle conversazioni ha chiesto ai genitori la possibilità di organizzare incontri sessuali retribuiti con le loro figlie sfruttando le difficoltà economiche delle famiglie. Ha detto voleva anche cercare ragazze autistiche. Ma soprattutto si vantava di avere una vastità di pornografia infantile che tuttavia non era abbastanza per lui. Ho così tanto materiale, ho quasi la nausea. Ora voglio ragazze vere. Gli investigatori hanno trovato traccia di dozzine di chat con le ragazze che i 50 anni hanno agganciato segretamente. In tutti i casi, tuttavia, le ragazze avevano bruscamente chiuso le conversazioni alla richiesta di foto nude o di un incontro sessuale.